Ciao ragazzi, questo è un video su tre pettinature per capelli corti in quei giorni in cui appunto non sappiamo proprio come acconciarli ed inizio il mio video che è per L'Oreal con il mio olio straordinario. Questo è un nuovissimo olio che mi aiuta a proteggere i capelli dal calore, mi aiuta a togliere l'effetto crespo e insomma protegge la fibra dei miei capelli e me li disciplina, soprattutto quando sono pazzi come li vedete in questo video, e quindi li stendo così sui palmi delle mani prima e poi vado ad applicare il prodotto su tutta la lunghezza dei capelli. Come vedete mi concentro soprattutto sulle punte, che sono quelle che, visto che poi useremo una piastra, insomma sono quelle che vanno più protette dal calore. Questa è la prima pettinatura, iniziamo subito. Avete bisogno soltanto di una spazzola e di un elastico per capelli, quindi semplicissimo, non vi serve altro. Inizio pettinando i capelli all'indietro in questo modo. Poi vado a separare la parte superiore, la ciocca superiore dai capelli, dal resto dei capelli che lasceremo invece giù, e poi la ciocca superiore vado a stringerla in questa specie di chignon un po' spettinato. Questa può sembrare una pettinatura tra virgolette da casa, ma è una pettinatura che sta andando molto quest'estate, si è vista su tutte le passerelle, e quindi è una pettinatura finto spettinato, diciamo così, insomma, anche se alla fine i miei sono un po' spettinati e quindi questo è il risultato finale, molto semplice e comodissima, ma appunto va tantissimo tantissimo in questa stagione. Pettinatura numero 2, per questa avrete bisogno soltanto di un elastico e della nostra spazzola che abbiamo usato prima. Vado a raccogliere i capelli in questa linea, quindi vado a spostare un pochino la riga a lato e vado a raccogliere la prima ciocca di capelli in una ciocca e poi divido questa in tre ciocche piccoline più o meno della stessa quantità e vado, inizio a creare una semplicissima treccia soltanto con il primo passaggio, quindi inizio con la prima ciocca, la metto in mezzo e poi la terza, porto anche questa verso il centro e poi continuo così, ma ogni volta invece di usare solo la ciocca che useremo semplicemente come treccia, vado a prelevare di volta in volta una parte dei capelli restanti in modo che la treccia sia aderisca bene ai capelli. Insomma, è un po' più facile da mostrare che da spiegare, quindi spero riusciate a capire meglio dalle immagini. Continuo così fino a metà, poi chiudo i capelli con un elastico, li passo dietro all'orecchio, se sono ribelli potete fermarli anche con una forcina, e poi passo invece la ciocca dei capelli sopra. Questa è la nostra pettinatura finale, che è molto fresca, molto estiva e molto semplice. E poi invece terza pettinatura, qui passiamo proprio al prodotto per lo styling, quindi questo è un ferro arriccia capelli. Vi faccio vedere come arriccio i miei capelli adesso che sono molto più corti, perché li ho accorciati ulteriormente nell'ultimo periodo, e quindi vado a creare delle onde morbide tenendo il ferro per pochi secondi sui capelli e inizio sempre quasi dall'attaccatura, inizio un pochino più giù e lascio sempre le punte fuori, quindi un centimetro delle punte lo lascio sempre fuori e continuo così per tutta la testa, però non sto attenta a prelevare proprio tutte le ciocche perché mi piace questo look un po' spettinato, un po' da spiaggia, e quindi e non sto attenta nemmeno, ma è fatto di proposito, non sto attenta a prendere le ciocche della stessa grandezza. Naturalmente arrivata a metà testa devo spruzzarci già subito la lacca, questa della L'Oreal è la mia preferita, sapete che la uso sempre e praticamente devo fare così, perché se non spruzzo la lacca su metà capelli già a metà testa, appunto una volta che finisco tutto gli altri sono già lisci, quindi devo per forza farlo, i miei capelli sono tremendi. E poi arrivata alla frangia, questo mio ciuffo, vado ad arricciarlo semplicemente in questo modo, proprio solo le punte, e questa sostanzialmente è la pettinatura finale, molto semplice, un po' ondulata, ma va molto molto di moda e secondo me anche molto estiva e non deve essere perfetta. E questo è tutto per oggi, vi mando un mega bacio, alla prossima!